La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono, un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse fra sé. Lo voglio chiamare Pinocchio, questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre, Pinocchi i ragazzi, tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome del suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: Occhiacci di legno, perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresce, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. Smetti di ridere, disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. Smetti di ridere, ti ripeto, urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano di burattino. Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca! E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e melanconico come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse: Birba d'un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancarmi rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male. E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fare i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, oramai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe appuntite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. Thank you.
povero Gettetto, a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava assente come una lepre e battendo i piedi divini sul lastrico della strada faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da un contadino. Piglialo, piglialo, urlava Gettetto, ma la gente che era per lì, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva, rideva da non poterselo figurare.